di articolo 627, 65, 592, 12, 22, penale di divieto a seguito di annullamento con l'invio della sentenza pronunciata il 29 gennaio 2019 per la Corte di Assisi di Appello di Roma per San Martino, deciso dalla Corte di Cassazione con sentenza del 7 febbraio 2020, e di forma parziale della sentenza emessa dalla prima sezione della Corte di Assisi di Roma il 18 luglio 2018, appellata da Antonio Cioccoli, Federico Cioccoli, Marina Cioccoli, Francisco Maria e dal pubblico ministero, dichiara Federico Cioccoli, Marina Cioccoli e Francisco Maria, perché con il concorso ai sensi dell'articolo 516 del codice penale, il reato di cui al capo della Repubblica per l'effetto concesso ai beni computati da tenenti generi di cui all'articolo 62 del codice penale, di condanna alla pena del 9 di 4 di territorio di ciascuno, di volta al pagamento delle spese di presenza. Dichiara Federico Cioccoli, Martina Cioccoli e Francisco Maria interdetti in perpetuo del giudizio legalmente durante l'esecuzione della pena. Condanna gli imputati il pagamento delle spese del presente quadro del giudizio in solito di lavoro alla esecuzione delle spese di rappresentanza e assistenza presentata dalla parte civile costituita e dati in favore di Marina Cioccoli e Roberto Gardini in complessivi euro 12.000, in favore di Valerio Gardini, Gino Fausto e Alessandro Gardini il rettone di euro 7.956 ciascuno, in favore di Anna Conte, il rettone di euro 3.950, oltre per ciascuno spese forfettarie per il 15% di cassato calzi. Confermo nel resto l'impugnata sentenza e indica il giorno esatto il termine per il deposito della mediazione. Grazie. A casa.